Grazie a voi. Io penso che il fatto che oggi si riunisca qui una serie di esperienze e di eccellenze sul tema della lettura, dei gruppi di lettura, dimostra che non c'è centro e periferia, non c'è una nozione geografica o gerarchica oggi. Le biblioteche sono luoghi centrali perché sono oggi forse gli ultimi unici veri spazi pubblici, nel senso di luoghi dove l'incontro di popolazioni diverse avviene attraverso, come dire, forme di dialogo che sono ogni volta reinventate senza codici chiusi, senza regole che trasformano il dialogo in uno scambio commerciale. E il sistema delle biblioteche rionali, il sistema delle biblioteche civiche, il sistema delle biblioteche pubbliche sono davvero una risorsa straordinaria che è, come sappiamo tutti, anche in grande sofferenza. A Milano noi abbiamo 24 biblioteche, sono biblioteche, come credo molti di voi sanno, con una dimensione media che va dai 200 ai 900 metri quadri, con un'utenza che raggiunge 70 agli 80 mila fruitori. Siamo quindi completamente fuori dallo standard europeo, dovremmo avere delle biblioteche che invece di essere tra i 200 e i 900 sono tra i 2000 e i 3000 metri quadri. E ciò nonostante, a Milano, come in tutta Italia, il sistema delle biblioteche comunali e pubbliche è un sistema che riesce a gestire una pluralità di attività che è quella che racconta oggi appunto della trasformazione delle biblioteche in vere e proprie piazze del sapere. Non sono solamente luoghi del prestito, per quanto i dati sul prestito sono altissimi, ma sono luoghi dove appunto si organizzano momenti collettivi di lettura e di commento, sono luoghi dove si può usufruire di un sistema di, come dire, di opportunità che sono legati alla fruizione del testo in senso più lato. E questa è una cosa a cui noi teniamo moltissimo. Abbiamo fatto a Milano una serie di esperienze che ci hanno permesso di, se vogliamo dirla in questo modo, di forzare e di provare a sperimentare le potenzialità effettive di questi luoghi pubblici così sofferenti eppure ancora così straordinari grazie a una, devo dirlo, a una presenza di bibliotecari di grande eccellenza, di qualità. E l'abbiamo fatto insieme alla Cariplo negli ultimi 3 anni, in particolar modo nell'ultimo anno, e lo stiamo ancora facendo in alcune delle nostre biblioteche, con esperienze come quella dei libri parlanti, che credo conosciate, che riprende un po' il modello scandinavo, e che lavorando con le comunità internazionali e straniere di Milano ci ha permesso in alcune biblioteche di trasformare questa idea del gruppo di lettura anche in un'esperienza di, come dire, commento collettivo di alcune biografie che alcuni cittadini delle nostre città oggi hanno e che sono biografie ricche e complesse, in modo così straordinario da diventare occasioni per una crescita complessiva del sapere. I libri parlanti sono stati una delle cose più belle che sono state fatte in questi ultimi anni a Milano in alcune biblioteche. Io credo che dobbiamo oggi tutti insieme capire come possiamo mettere il nostro sistema di biblioteche pubbliche al centro dell'investimento, delle risorse pubbliche e delle politiche culturali. E credo che da questo punto di vista l'idea di un investimento forte sul tema della lettura sia una questione fondamentale. Abbiamo, e qui non vorrei prendervi troppo tempo, ma abbiamo in qualche modo pensato di sviluppare a Milano una grande iniziativa sul tema dell'editoria, in cui il tema della lettura vorremmo diventasse protagonista. Lo abbiamo fatto riuscendo, forse per la prima volta, a mettere intorno a un tavolo tutti i principali editori, riuscendo anche però a trasformare la presenza dei grandi editori che miracolosamente si sono messi intorno a un tavolo in una presenza non prepotente per quanto possibile, quindi in una presenza che metteva a disposizione servizi e spazi e autori, ma inclusiva. Abbiamo costruito, ve lo dico perché
probabilmente l'avete letto su Repubblica ieri e nei giorni scorsi sui quotidiani nazionali, un evento che inizierà giovedì prossimo e durerà 3 giorni, che abbiamo chiamato Book City, e che è un evento che prova a in qualche modo mettere insieme per 4 giorni una serie di spazi, di luoghi, di soggetti che sono protagonisti della filiera complessiva che attiene la lettura e la scrittura del testo. Gli editori e quindi tutte le 600 case editrici milanesi che sono state in qualche modo coinvolte in modo diverso e chiamate a dare un contributo, il sistema delle biblioteche che, come benissimo diceva chi mi ha preceduto, in una città come Milano o come Torino è un sistema che ha certamente le sue eccellenze all'interno delle biblioteche rionali civiche, ma si estende poi alle biblioteche dei musei, alle biblioteche degli ospedali, alle biblioteche delle carceri, alle biblioteche scolastiche, e questo è uno dei grandi temi dell'integrazione del sistema bibliotecario, quindi non solamente a livello geografico di reti territoriali, ma all'interno dello stesso territorio su tipologie differenti, con orari differenti. Le biblioteche universitarie, per esempio, è uno dei grandi temi dell'utilizzo come sale di lettura delle biblioteche rionali civiche negli orari in cui le biblioteche universitarie sono chiuse. Questo è un punto delicato e fondamentale che implica anche una questione di gestione delicatissima degli spazi delle biblioteche come spazi di lettura, e che so che a Torino, per esempio, ha visto alcune idee di grande innovazione a cui stiamo guardando con grande interesse. Ci sono una serie di passaggi che riguardano, come dire, anche la salvaguardia della figura del bibliotecario, a cui, come dire, non possiamo, a cui non possiamo mai guardare con superficialità. Dicevo che oltre che le case editrici e le biblioteche, abbiamo anche coinvolto il sistema delle librerie, che è un sistema di grandissima importanza, che è un sistema in straordinaria sofferenza oggi, che è un sistema naturalmente fatto di soggetti molto variegati, dalle grandi librerie fino alle librerie indipendenti. Voi conoscete benissimo come sia frastagliato questo sistema e come in alcuni casi alcuni spazi di vendita e alcuni spazi che hanno un profilo apparentemente commerciale sono in realtà degli spazi dove sono stati fatti delle esperienze di lettura e di costruzione di un sapere collettivo intorno al testo di grande importanza, anche con un valore storico nella costruzione della cultura territoriale. Allora, questo piccolo, diciamo, miracolo, tentativo che vorremmo proporre la settimana prossima a Milano, e che inizia il 15 al Castello Sforzesco con una presenza di Umberto Eco, col quale stiamo studiando una forma di adozione delle 24 biblioteche civiche da parte degli editori, che è una forma sperimentale che stiamo analizzando e che poi continuerà con un coinvolgimento del Forum della Città Mondo attraverso dei veri e propri gruppi di lettura. Il Forum della Città Mondo è il forum che raccoglie le 400 associazioni internazionali che appartengono alle 121 comunità di paesi esteri di Milano. È una 3 giorni che poi si svilupperà con più di 320 in tutta la città, nelle biblioteche, nelle librerie e in altri luoghi, ed è una, come dire, una vera sperimentazione a cui io vi invito e cui credo e mi auguro a partire da questo numero zero si possa poi, come dire, collaborare in modo più integrato e sostanziale. Questo è davvero un primo tentativo che abbiamo fatto. Perché vi parlo di questo? Perché in questa idea virale di un evento sull'editoria che non è la fiera, Book City è totalmente gratuita e non c'è commercializzazione se non nelle librerie, ma non è neanche il modello straordinario di Mantova, che è un modello comunque su cui, diciamo, siamo cresciuti tutti, è semplicemente un modello che, a partire da una cornice, quella della lettura e della presentazione del libro in un luogo come Milano, dove la filiera del libro ha comunque alcune carte importanti, ha semplicemente ospitato tutte le proposte, secondo un criterio di selezione ma a maglie molto larghe, le proposte che ci sono pervenute. Credo che questa sia un'altra idea interessante, cioè credo che oggi per chi fa pubblica amministrazione, per chi si occupa di politiche culturali, con scarsità di risorse,
sia molto importante dare valore e visibilità alle energie diffuse, a queste forme di produzione culturale che poi spesso sono fatte dai fruitori stessi della cultura, che diventano produttori di cultura. E questo è, secondo me, uno dei modi migliori anche per parlare dell'identità dei circoli di lettura. Grazie mille.